questa volta lo batte la Sampdoria in vantaggio. Fabio Quagliarella, secondo gol in stagione, secondo gol dal dischetto. Samp avanti. Occhio qui alla palla lunga su Gastón Ramírez. Ramírez contro Pisacane Clavan, aspetta i rinforzi che arrivano. Quagliarella ancora, Gastón Ramírez alla palla sul sinistro e non sbaglia, ha raddoppiato la Sampdoria con Gastón Ramírez, terzo gol del suo campionato. Sbaglia ma rimedia Cigarini. Adesso Nainggolan, serve una scintilla al Cagliari per riaccendere l'entusiasmo, e Nainggolan è sicuramente l'uomo che può far tornare in partita la squadra. Che gol di Rajan Nainggolan, ancora da fuori, ancora un capolavoro. Il Cagliari torna in partita con Rajan Nainggolan. Adesso vediamo la risposta della Sampdoria con Quagliarella, che al volo trova un gol favoloso. Fabio Quagliarella, doppietta, e subito ancora la Samp avanti di due gol. Finta di Pellegrini, crossa con il destro, João Pedro, il Cagliari trova un altro gol, l'ottavo in stagione di João Pedro. Avevano sfiorato un gol i due in coppia, Pellegrini e João Pedro. Non è ancora finita la Sardegna Arena. Nainggolan, altro pallone, altro grandissimo gol, João Pedro per una doppietta, in tre minuti trova il pareggio il Cagliari. Il cross immediato, Cerri, di testa Cerri, appena entrato, trova il gol della vittoria per il Cagliari, al 70esimo, era 3-1 Samp, e invece la vince il Cagliari. Tutti dentro, occhio alla battuta, con il tentativo di testa, non è finita, poi il colpo di testa liberale, la conclusione dalla distanza di Berzella, trova il vantaggio il Parma, 1-0 Parma, 4-50 sul cronometro, con il mancino dalla distanza, il gol di Berzella. Una posizione assolutamente più avanzata. È passata mezz'ora, il tocco profondo a cercare Cornelius, sponda per il sinistro del 2-0, posizione regolare, ha colpito Kučka. Occhio a Kroos che può arrivare in mezzo, quattro giocatori del Parma dentro, ovviamente Pavoletti, è sempre l'obiettivo numero uno in area di rigore, alla centesima col Cagliari. Invece esterno a sinistra, tentativo di sponda, intervento da parte di Mann che vince questo duello, non bene Rugani qui, Mann fino in fondo, trova il 3-1 Parma, un lampo giallo-blu, minuto 59. Fastidio Kurtic, Nainggolan riceve il pallone, palla morbida in mezzo a cercare Pavoletti che cerca e trova la sponda, Marin, conclusione murata, quindi ancora il 20 del Cagliari, prova Gastón Pereiro, Marin 3-2, la rimette in piedi lui, o perlomeno ci prova il Cagliari col gol che accorcia nuovamente le distanze. Che pensa all'impostazione, Pellè da una mano in fase di non possesso, altra apertura, si propone Godini in sovrapposizione, ma viene ignorato, il mancino invece va dentro per il 3-3, Gastón Pereiro pareggia la gara in pieno recupero con il mancino vincente. E ancora Gastón Pereiro, l'esitazione, il cross morbido in mezzo, la testa, 4-3.